I'll be home for Christmas. Questa è la mia città natale, Padova, in Italia. Ogni anno a dicembre si avvicina il Natale e la città si ricopre di luci, decorazioni e alberi meravigliosi. Quando sei lì è impossibile non essere contagiati da questa atmosfera festiva. Beh, naturalmente se sei lì. Da quando vivo in Israele è impossibile capire quando sia finita l'estate e quando sia cominciato l'autunno. Io mi chiamo Isak e mi sono trasferito qui da 2 anni. Ipotizziamo che adesso di colpo cominciasse a nevicare. Sono abbastanza sicuro che tutte queste persone verrebbe come minimo un attacco isterico. Adesso mia mamma è arrivata per una breve visita. Le frittelle di salsicciotti. Sì, le zie. Ti sei lavata la mano? No. Anche mia sorella Iris vive qui in Israele, ma la differenza tra me e lei è che lei però si è sposata e ha un bambino adesso, Matan. Tirare la barba. Ti piace tirare la barba? Chi è Zeni ani sgorta shatia? Udava o khefet? Ken. Khavilat shuman. Vabbè, ani mashir ze, ma Carly. No, è venuto avanti con cocchettone. Base. Hai visto? Baruch atah Adonai Eloheinu melech. Da quando in qua cantiamo le benedizioni? Quando la mamma è qui con noi, in un certo senso è come se non fosse cambiato nulla ed è di nuovo quasi come essere a casa. L'adlik ner shel Chanukah. Non preoccuparti, non essere triste. Sei mio amore, lo sai. Anche tua mamma, ti voglio bene. I need you tonight to lead all my dear on the rest of our flight. La cosa che più mi piace del periodo natalizio è il freddo e tutto ciò che esso comporta. A Padova, se si è fortunati, ogni tanto nevica e ci sono così tante belle cose che si possono fare quando nevica. Dopo 2 anni qui, ho deciso che non voglio che dicembre arrivi e passi come qualsiasi altro mese. Porterò io il Natale qui. Organizzerò la festa di Natale più bella di tutti i tempi. A me piace andare al mare, però nel Natale dei miei sogni non si andrebbe in spiaggia nemmeno per idea. Ci sarebbe neve dappertutto. E poi ci sarebbe un enorme albero pieno di palline e luci di ogni colore, del vischio sotto al quale limonare, un sacco di regali, divertenti giochi, dolci di ogni specie, cioccolata calda, pizza a non finire, buona come quella che c'è a casa, e ancora un vero e bellissimo caminetto ardente. E glitter. Glitter dappertutto. Se fosse possibile, tutti i miei amici di casa mia sarebbero lì con me. Sarebbe proprio come essere di nuovo a casa, solo che molto, molto meglio. Ma cos'è? Ani mechin diskim la chagrin sheli beItalia. Ima? Mixtape shel Christmas. Alo mekir pokol. Lecha ani ase mashi yoter bsisi. עם ה... עם ה-Christmas starter kit, כזה... Jingle bells, like the whole... All I want for Christmas is you, that's it. Don't kill. מה זה all I want for Christmas? מה? All I want for Christmas... מריה קרי. אנה קולטו. Ti vedo e ti sento. Come va? Bene, te? Che stai facendo? Madonna, non ti vedo da 500.000 anni. Infatti, come va? Ecco, guarda. Allora, il tavolo rimane uguale. Qua, dove c'è questa poltrona, vedi? Ci metto l'albero, qua dietro. Io pensavo di costruire il caminetto qua e di fare tipo coperta davanti al caminetto.
E pensavo, se illumino la finestra da dietro e ci attacco delle robe di carta, sembra che stia nevicando. Hai capito? Cazzo, è glitter dappertutto. Vuole fare il fondo senza squamare il pesce, ma che schifo. Ma è scemo. Che dolce stanno preparando? Alla ricotta. Posso preparare un dolce alla ricotta con i canditi per la mia festa di Natale, no? Vabbè, Isak, sì, puoi farlo, ok? Hai rotto il cazzo con sta festa. Non gli dice su. Da bambino ho cominciato a notare che ogni dicembre tutti i miei amici ricevevano bellissimi regali. In quel momento non capivo bene perché. I miei genitori di certo non mi hanno aiutato a chiarirmi le idee. Tuttora i dettagli della nascita di Cristo non mi sono troppo chiari. Wow, that's a big cross. Però sono riuscito ad imparare che cosa sia il Natale grazie a classici film natalizi. Il Natale è il momento di aprire il proprio cuore e va trascorso con la propria famiglia e i propri amici. Per di più, secondo mamma ho perso l'aereo. Restare da soli a Natale può addirittura portare ad incontrare strani criminali e a pericolose violazioni delle norme di sicurezza domestiche. Hello, hi, thanks, man. Do you have Hanukkah? Do you have Menorah? No, I'm very brief. You're very brief? Yeah. Do you have Hanukkah? No. And when do you burn? I'm burning with my family, in general. Yours? Yes, but not every day. What is this? It's a mask from the house. From the house? Yes. I'm Italian. You're Italian? Yes. Thank you. I'm in Portuguese. Where is it? But this is the צריך לשים חנוכיה בראש. אני אשים כיפה מתחת. מה השם שלך? איזק, שלך? יצחק השם שלך, נכון? כן, אבל איזק... גם שלי יצחק. אה, כן? איזק, יאללה, בסדר. ביי. Iris, come si usa il K-Mix? Piano, perché fa casino. Fai così, guarda. Così. Ah. Quelli per il Natale, guarda Isak. L'angelo, l'albero. Guarda che comunque io non ti ho invitato alla mia festa perché so che non te ne può fregare di meno. Vuoi che veniamo? Eh? Vuoi che veniamo? Ma di sicuro non avrete voglia. Quando è? Yom Hamishi? Revi. Ah, Revi, sono al lavoro. היי איזק, מזל טוב, אני מאוד אוהב אותך, אתה מאוד חסר לנו ואני מקווה שתהנו כל הערב הזה שיהיה מוצלח. ביי. איזק, שתהיה בריא. מה? אבל כמה דיברת? אמרתי שלוש דברים להגיד. אוי, נו.
Ehi, come va? Molto. Bene, cosa fa Matan? Va. È malato? Ancora, un po' di febbre. Ah, mi dispiace. Tu volevi venire? So, bisogna vedere come sta Matan perché ha la febbre. Sinceramente non so, non credo di farcela. Ok. Vabbè, lo capisco, è più importante la salute di Matan. Ciao. Ciao, cosa stai facendo? Come va? Chi c'è là? C'è una persona che ti vogliamo far vedere. È lui! Che deficienti. Alice, solo tu potevi produrre una tale boiata. Io l'ho fatta apposta in modo che ognuno di noi possa essere terza. Ah! Aspetta, ci facciamo una foto con te. È contro il mio consenso. Ecco, hai visto la torta? Ah, una zuppa inglese. Come ti sembra? Ciao, sembra buono. Vedo, con le fragole però. Sì, hai visto, Anna? Isak, ti voglio lanciato stasera. Eh? Ti voglio lanciato stasera. Lanciato come? Mi sento carico. No, anche io. Cioè, mi sento carico. Speriamo. La torta, il cibo, le decorazioni, tutto c'è. Er kommt zu Zumenta, der Mule, verschwört. Du la menta. Anana, du la nana. Kusbara. Sag ich, du hast schon ein Kilo Nes. Nes, Kaffee, Kilo? Und ich bin doch ein Kilo Nan. Was geht da, Gamis? Ich bin doch ein Latz. Alô? Hi! Hola! Mon coure! Mon anime! Mon anime! Merry Christmas! Hi! Mon coure! Achoti ve gissi! C'est madim! This is the highlight! Ah, lo sentirai! Io penso che è la Lolo! Caniti! Ma col... Lei è street. Riusciamo on trifle. Se vuoi un po' di trifle, nessuno l'ha mangiata. No, perché nessuno, tutti quanti hanno voluto della vestita. Non è male, pensavo fosse più buona, però è buona. Tutta la mia vita a Padova, presentandomi a qualcuno di nuovo, mi veniva sempre chiesto: Isak, che nome è? E allora spiegavo che sono nato in Italia, ma che i miei genitori sono israeliani. Il giorno che mi sono trasferito in Israele ero contento. Faceva caldo, mi sono sentito immediatamente a casa. Potevo finalmente andare al mare quando volevo. E poi qualcuno mi ha chiesto: Isak, ma che nome è? E allora ho spiegato che i miei genitori sono israeliani, ma che io sono nato e cresciuto in Italia. Adesso perché? Con la cavoda, con la sca... Ah, la cola... Toda. Bye, Juan. Toda.
Nel Natale dei miei sogni ci sarebbero delle cose che non possono assolutamente mancare. Come un enorme albero, pieno di palline e luci di ogni colore. Biscotti e un bellissimo caminetto. La cosa più importante, però, è che il Natale dei sogni andrebbe passato a casa, e questo non sempre succede, soprattutto se non è chiarissimo dove essa sia. Una cosa è certa, però. Il giorno di Natale non c'è mai stata, né ci sarà mai, una camera più bella o più piena di glitter della mia.